Ok, apriti cielo. Iniziamo. Buonasera Buonasera, ragazze mie. a tutti, a tutte, soprattutto. Abbiamo uno e due ospiti graditi questa sera. Più tardi sicuramente arriverà la Claudia. Sta mancando Martino e l'altro giovanotto di 90 anni. Un po' di capriccio. È assolutamente un onore averti qua. Un po' di tempo è passato che non ci siamo più visti in Zoom e quindi penso che sia arrivato il momento, ma soprattutto anche per le nuove, di sentirti. Bene. Ormai noi ti sentiamo, ti seguiamo, però loro magari ancora non ti conoscono e non conoscono la tua mente disobbediente. Mente imprenditoriale, certo. Oggi, se vuoi imprendere, devi essere un po' disobbediente. Certo. E quindi niente, io te l'ho detto quello che volevo un pochino, poi non so se loro alla fine avranno delle domande, però a te, Serena. Sara, ciao a tutti ragazzi, sono Stefano. Sara, lo sa che gli hangout che facciamo insieme non sono mai una sorta di monologo, no? A me piace parlare, confrontarmi, anzi vorrei veramente che siate voi quelle che parlano, perché è così che funziona, secondo me. Non serve mettere dentro e implicare in realtà. Quindi voi fa la differenza con le domande che farete. Ricordate che la qualità della vostra vita dipende dalla qualità delle vostre domande, no? Poi lo diciamo sempre anche in chat, chi domanda comanda. Quindi è importante saper fare domande e le domande chi domanda riceve. Se non domandi non impariamo a niente. Quindi impariamo a chiedere e a domandare. Detto questo, l'onore è mio, cara Settini, non è il loro. Beh, io sono ormai 20 anni nella Just Plus Company, io a 19, la mia prima moglie è stata la Just Plus. E diciamo che so come si affrontano le crisi, so come si affrontano i momenti difficili, ok? So di certo che voi non dovrete affrontare le difficoltà che io ho affrontato, non dico per farmi bello, ci mancherebbe. Lo dico perché vorrei che sappiate in primis, soprattutto nuove, dove state? State in un sistema, il primo ed unico sistema al momento che fai soldi con Facebook. Per cui questa cosa vorrei che ve la stampaste in fronte. Io, prima di Facebook, quindi fino al gennaio 2014, prima di Unstoppable, per creare nuovi contatti mi dovevo inventare, non so, veramente, cioè devo cambiare barbiere, cambiare squadra di calcio, cambiare nightclub, cambiare palestra, ok? E questa cosa che a voi avremo contatti, stando a casa, su Facebook, non datela per scontato, mi raccomando. È arrivata la mia altra moglie, eccola, la mia seconda moglie, Claudia Campagnacci, e la cosa figa è che entrambe le mogli dicono che io sono molto fedele, quindi pensate che figata. Sara, c'è iPhone. No, io non vedo niente. Perché te frega di vedere? L'importante è credere per vedere, no? Diciamo sempre. Chi Quindi è la così. tua prima moglie, quindi? La Just Plus Company. Ah, Sara, mi sentite? No. Sara? ok. Sì, ti Ah, sento. ok. Sì, ho tolto il Perfetto. microfono, ho tolto. Benissimo, benissimo. Allora, questo è, io vado un po' a braccio, poi lasciamo un po' domande e risposte. Allora, mi diceva Sara che più che altro chiacchierare con le persone nuove che hanno iniziato. Avete iniziato un nuovo business, complimenti, ok? Non fatevi spaventare, perché potrebbe sembrare che sono tante le cose da fare, da imparare, le competenze, il crescere, bla 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 bla. Bene, sappiate che sono quattro cazzate, ok? Però faccio una premessa. Se cercate la stabilità, come dire, le cose sempre uguali, allora lasciate perdere questa attività su internet, ok? Se non siete aperti al cambiamento e non siete pronte a cambiare, adeguarvi, evolvere, questa attività non fa per voi, perché ragazze, sta roba cambia ogni giorno.
cioè Facebook non so quanto è cambiato la... Io non ce l'ho Facebook, però mi dicono tutti che ogni giorno cambia, quindi se sei aperto a cambiamento è il posto giusto, ma se cerchi la stabilità, la sicurezza e resisti al cambiamento, allora farai veramente la fatica, cazzarola. Okay? Detto questo, quali sono le cose fondamentali, secondo me, poi Sara, correggimi, Claudia, intervieni, yes, da mettere nel bianco, ok, per sviluppare la tua mente imprenditoriale, ok? Perché poi uno parla sempre di imprenditori, ma io vedo che là fuori sono tutti prenditori, cazzarola, sono tutti prenditori e basta. Si poveri, i tuoi dipendenti sono distretti, poveretti. Non so, piegati, accidenti, no? Scambiano la libertà per 900 euro al mese, non se lo fa. Quindi tu oggi sei qui, mente imprenditoriale, ma sono quattro cavolate, ragazzi, sono passi fondamentali, però è fondamentale, anche il più grande imprenditore mette nero su bianco, su un foglio digitale, fai come ti pare, le cose fondamentali che fanno la differenza. Ora io vi chiedo, a proprio liberamente, quali sono secondo voi le cose e azioni fondamentali da fare in questo sistema, ok? La prima cosa da fare in questo sistema, chi è che vuole rispondere? Non interrogo, non metti voti, però sono curioso di sapere questa robina qua. Chi se la sente, prima cosa da fare e da scrivere e da imparare? Qual è questo sistema? La storia, la nostra storia. Lo voglio bene, chi sei? Raffaella. Raffaella. Dell'Orto, grande. Cazzo, questa. Noi siamo storytelling, cioè siamo di racconta storie, perché le storie vendono. Quindi, prima cosa da fare, scrivetelo. Abbine una, abbi la tua storia, ok? Abbi la tua storia, mi raccomando. E impara a raccontarla. Con le quattro domande famose, penso che voi le sappiate, io adesso non voglio fare il noioso, non voglio raccontarvi cose che già sapete, ma imparate a raccontare la vostra storia, è fondamentale, è il primo passo. Però per raccontarla bisogna averla, quindi trasformazione fisica e anche finanziaria. Ok? Ci siamo? Siete d'accordo con tutto ciò? Dici pure quelle quattro domande, così le rinfreschiamo. Ok, queste quattro domande, rispondendo a queste quattro domande, tu saprai raccontare la tua storia, sia per quanto riguarda la tua trasformazione fisica, sia per quanto riguarda quella finanziaria. E sono queste domande. Dove ho o come ho conosciuto il programma o Astor, in questo caso. Ok? Segnatela e rispondete. Seconda domanda da rispondere. Perché ho deciso di iniziare il programma con Astropolo? Ok? Terza domanda. Che benefici ho avuto sia con il programma che con l'attività Astropolo? Quarta e ultima domanda. Perché continuo sia il programma che Astropolo? Segnate le domande e rispondete, avete impacchettato la vostra storia. Ok? Se ci siamo, vado avanti, ditemelo su, ragazzi. Vai pure. Qual è il secondo punto, secondo voi, fondamentale su cui concentrare il focus? Una volta che è una storia, ok? E la sai raccontare. Qual è il secondo punto fondamentale su cui concentrarsi come focus, come azione? Intanto brava Raffaella, prima l'ha azzeccato subito. Sarà stato culo? No. C'è una storia, che devo fare dopo? Oh! Ci vuole che la sanno tutti quanti, che la so solo io. E rispondi. Parla, conosci. Devo raccontare.
raccontare. Ok, raccontare, benissimo, perfetto. E lo scopo di raccontarla qual è, quindi? Ispirare. Andare avanti, troppo brava. Avanti. Oh, secondo me, quindi, secondo me una volta c'è una storia, è attirare curiosità, attirare interesse. Questa è una cosa che ci ha detto Eric Worre. Le persone sono molto interessate al punto di dolore, quindi perché ho iniziato è il punto più importante. Se voi preparate la vostra storia per bene, tanto poi è sempre quello, no, da dire, quindi preparatela proprio in modo che in 20 minuti riuscite a raccontarla e puntualizzate molto il punto di dolore, quindi quello da cui volevate scappare. E che cosa avete raggiunto grazie a Unstoppable, grazie al Vitassi, basta, dal punto di vista fisico e dal punto di vista economico. Però quella è la parte, giusto? Eh sì, il punto di dolore crea empatia, crea reciprocità, crea specificità e ti fa riconoscere, ok? Quindi siamo storia, va a raccontarla e crea interesse. Qual è il terzo punto, secondo voi, su cui dobbiamo focalizzarci e che fa la differenza? Una volta che sono la storia, sono a raccontare, ho creato interesse, qual è l'altro passo fondamentale nel sistema Unstoppable? Curare il profilo. Chi è? Benedetta. Ciao, iPhone. Curare il profilo rientra nel secondo punto, no? Il profilo per interesse, racconto la mia storia, la racconto a puntate, senza prendere un cazzo a nessuno, racconto i miei benefici e la mia esperienza. Quindi rientra nel punto 2. Benissimo. Creo contatti. Creare contatti, va bene. Una volta che tu sei la storia, mi è stato fermo, tiriamo un contatto, quindi curiosità, qual è il terzo punto fondamentale? Il gruppo di supporto. Oh, ragazzi, è l'ABC, però lo vedi che diamo per scontato le cose. Se non c'hai l'ABC proprio in testa, in maniera logica, non funziona, vai in difficoltà, vai in confusione, bisogna metterti le mani. Quindi stampatevi in testa i passi fondamentali. Certo, strumenti, brava. Una volta che tu hai attratto curiosità, ti devi da levare, togliersi di mezzo, è vero, è così, è così. E poi ho detto da me che io per 16 anni l'ho fatto offline, quindi cazzo devo parlare, sapere tutto, le etichette, l'omocisteina, praticare i liberi, stress associativo, pensavo no, non può essere così cazzo allora, no? E invece è così. Una volta che hai attratto curiosità e interesse, ti devi togliere. E lo strumento fondamentale da imparare a usare è il gruppo di supporto prodotto, storie. Ok? Vivetelo, andateci dentro, commentate, collaborate, mettete mi piace a tutti, ragazzi, è fondamentale, andate a vedere se tutto a posto, ok? È il vostro, non è di Sara, di Claudia, di Facebook, non ce l'ho, però è il vostro. Cioè, capite questo? E che insegnate agli incaricati? Si profilo, va bene, famo contatti, e dopo chiacchieriamo, chattiamo? No, storie. Tutto lì. Se a Stop Generation nel mese di febbraio ha fatto in Italia, quanti clienti hanno fatto? 40.000 clienti nuovi? Lo dico sempre, è grazie alle storie di trasformazione, gruppo clienti, è tutto lì. Ok? Sara, sei d'accordo con tutto ciò? Assolutamente sì. Ok. Ci siamo, ragazzi? Andiamo avanti sul quarto e secondo me ultimo punto, secondo me, che è la fase di chiusura, punto. Che non è una fase però a sé stante, nel senso non è che io non so chiudere, se non so chiudere è perché probabilmente nelle prime tre fasi ti sento palla, ho fatto qualcosa che non devi fare o non hai fatto qualcosa che devi fare, ok? E nella chiusura non c'è stanno regole, ragazzi, c'è sta
il rapporto che avete creato, ci sta la vostra empatia, ci sta il vostro interesse vero alla persona che è dall'altra parte, ok? Cioè la vostra, il vostro focus è su risolvere i bisogni dell'altra persona, non i vostri, perché devi fare il DS o la qualifica o il bonus, ok? Risolvi i bisogni del tuo pubblico e tu automaticamente vinci, ok? È un atteggiamento, ragazzi, è tutto atteggiamento e questo è quello giusto, ok? I bonus scappano, stanno qui. Le qualifiche le farai per conseguenza. Se impari a fare queste tre cosette, quattro, di conseguenza farai qualifiche, farai incaricati, ok? Prendi bonus, ma risolvi i bisogni delle altre persone. Non portare il tuo bisogno nel mercato, che la gente se ne va, ok? Ragiona con la testa del tuo pubblico. E questo è l'altro punto fondamentale. Visto che Benedetta accennava al discorso, insomma, di Facebook, il profilo, no? Io, come sapete, non so un assiduo frequentatore di Facebook, ok? Però quello che ho fatto per 16 anni per strada, in realtà, è la stessa cosa che si fa in Facebook. È cambiato lo strumento, ma i concetti sono esattamente gli stessi. Ok, domanda, Marco. Hai iniziato un nuovo business, ok? Che domanda ti fai quando hai cominciato questo nuovo sistema? Tipo, te la faccio io, magari dimmi se sono d'accordo. Come vende questo prodotto? Come lo vendo e a chi lo vendo? Giusto? Come ragiona invece uno che ha atteggiamento e la mente imprenditoriale? Esattamente al contrario. Ovvero, chi sono bravo o brava a raggiungere? Con chi ho più facilità a comunicare e a trasmettere? Ragazzi, il chi è fondamentale. Il tuo pubblico, chi è? Sei tu. Raccontati. Unicità, specificità, originalità. Solo se tu racconti te stessa, in maniera spontanea, col cuore, racconta come vivi, racconta la tua esperienza, racconta quello che pensi, quello che vuoi diventare questo sistema. Non pensare di dover raggiungere qualcuno che non ti appartiene, ok? Crea il tuo avatar, il famoso avatar, il famoso brand, è tutto qui. Pensa di fare dei post dovendo interessare a te stesso, ok? Che post faresti tu per attirare la tua attenzione? Ci siamo? Sara, sta cosa può essere interessante o mi sto annoiando? Assolutamente centrata. Immagina di essere il tuo, cioè tu di essere il tuo pubblico. Cazzarola. Io vedo, cioè, ragazze che fanno, dicevo, ovviamente donne incinta, ma cazzo, c'hai incinta? No, c'hai fino. Dove cazzo vai? Dove vai? Il tuo pubblico sei tu. Immagina di essere tutto pubblico e fare post dovendo interessare te stesso. Ragazzi, è fondamentale sta roba. Adesso che siamo un po' più di quando abbiamo iniziato, la differenza la fa chi trova la specificità, ok? Chi si sa raccontare e chi sa farsi riconoscere dal suo pubblico. Il tuo pubblico ti troverà, tu raccontami chi sei, come vivi, la tua storia, l'esperienza, le tue paure, quello che ha risolto, le tue speranze, cosa vorrei avere nel futuro, raccontami, metteci la faccia, apri il cuore e il tuo pubblico ti trova. E quando chatti con il tuo pubblico, non esiste, costa troppo, non esiste, mio marito, non esiste, l'assicurazione, non esiste. Quando chatti con il tuo pubblico, comprano da sole. Non sei tu che vendi, sono loro che acquistano. Ci siamo? Se qualche domanda su questa roba qua, se non sono stato chiaro, ditemelo. Io voglio dirti una cosa. Se c'è una persona estremamente ansiosa, una persona che vuole controllare tutto e che quindi ha bisogno di sapere tanto, ovviamente lei si propone così.
io ho letto un sacco di un po' di chat di questa persona, cioè, si sente proprio l'ansia, però lei è così, lei dice io mi aspetto che quando chiedo qualcosa di sapere tutto, e quindi lei parla e dice tutto e le mette completamente in confusione. Quel caso, lei è così, è ovvio che lei si atteggia così, no? Beh, lei è così ovvio, una sega. Allora, cazzarola, allora, questo è un carattere, il carattere si cambia. Bene, se diciamo sempre chi domanda, domanda. Se le domande le fa quell'altra e tu rispondi, chi domanda? Quell'altra, lo so. Oh, tu hai un po' di testa e dici, cazzarola, questa me la sta a fare domande lei, non va bene. Lo so, vuole un po' di palestra, però finché lei non diventa in grado di domandare, allora è finito. Okay. Poi è chiaro che là fuori, ragazzi, ognuno tenta di venderci la sua storia, le sue paure, bla 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 bla. Però se tu non sei in grado di dimostrare a questa persona che tu sei una guida, che sei tu che riprendi il comando, dannamo. Quindi, se lei non è in grado di superare le sue ansie e paure, non è in grado di guidare se stessa, come pretendiamo o pretende di guidare qualcun altro? Quindi, vedete che il lavoro non è la pubblicità, è l'atteggiamento, sei tu l'attività, cazzarola, sei tu. E vi racconto una favola per chi ha iniziato, soprattutto, e mi rifaccio questa cosa che dice Sara. Là fuori ci sta chi deve vedere le sue storie, le paure, i suoi limiti, i suoi blocchi, e spesso li troviamo anche dentro casa, no? Successo? E i mariti rompono le palle, e gli amici che cazzo fai, le pasticche, bla bla bla, bla, bla. Quindi uno, cazzo, l'ha appena iniziato, no? Non c'è quel forte, credo, ashegabol che te permette. Ma la rana, ma sapete qual è la rana? Ma sapete? L'acqua bollente. Tre rane saltano dentro un secchio di latte in una fattoria, va bene? Ah, scialano, se scolano tutto il secchio di latte e il latte non c'è più. Una panza così grande, bene, a un certo punto tentano di saltare fuori dal secchio, ma la panza era troppo grande, non ce la facevano più. E gli animali della fattoria, tipo l'asino, il cavallo, il cane, vanno lì al bordo del secchio e dicono, ah, coglione, quando morirete, non ce la farete mai. E due rane muoiono, mentre salta e scoppia fuori. La terza rana, a un certo punto, riesce a saltare fuori dal secchio, magicamente. Sapete perché? Perché? Da quell'altra. Era sorda! E pensavo che gli animali dicessero, dai, che ce la puoi fare? Dai, e ce l'ha fatta! Ragazzi, è quello che vi raccontate. Siate sordi. È una cazzata, lo so, ma prendiamo spunto da queste robe. Siate sordi, perché all'inizio tutti tenteranno di rubarvi. Oh, è un sogno questo. Cioè, vedete che questo è un sogno? E siccome a questo sogno accennerete a dei cambiamenti e le persone vi diranno un po' diverse, perché sta roba vi entra in testa e cambiate modo di pensare, modo di agire, cambiate qualunque cosa, le persone dicono, cazzo, questa sta a cambiare. Ma dove vai? Torna qui nella merda con noi. E se tu non sei sorda, dai oggi, dai domani, bla bla bla, a posto, ladri i sogni, quindi sì, sorda. È un atteggiamento fondamentale. Finché non c'è un credo incrollabile, ma è appena iniziato, c'è una speranza, c'è un sogno, e non è forte, non è strutturato, non è, come dire, quando inizi, magari sai che funziona perché vedi le storie, ma non sai se funziona anche per te. Ok? E quindi parte una speranza, ma è facile qualcuno te la ruba questa speranza. Non te fa rubare. Chi c'è da perdere tanto? Oh, poi se devi smettere di frequentare qualcuno, fa parte del gioco. Oh, sei la media di 5 persone che frequenti di più. Se non te fa. Oh, chiediti un po' quanto guadagnano, come vivono, che vita hanno le 5 persone che frequenti di più. Fate questa domanda. Se sono felici, un buon rapporto di coppia, chiedetelo. Quindi non abbi paura di, no, cambiare frequentazioni.
Ci sta, fa parte del gioco, fa parte del cambiamento. Ma se c'è instabilità, non fa per te. Ok? Aspetta, un'altra cosa. Quindi, se sicura, sicuri lei, se sicura l'atteggiamento, l'attività è sicura. Grazie per essere stati. Appunti, è tutto lì, ragazzi. Non date la colpa a Facebook che magari vi blocca. No, sono tutte cazzate. Oggi parlavamo con Belardoni, no? Lo sa, con Daniele. Daniele è un, cioè, Facebook lo conosce meglio con Zuckerberg, secondo me. Qualche volta Zuckerberg lo chiama. Daniele, senti come lo spiego io, no? Ma se dipendesse da questo, sana Eva. Ma Belardoni, no, PMD, era presidente onorario. Cazzo, ma quello credo. Non è quello, non lo raccontare. Qualche volta devi essere solo anche a te stesso. Disubbidisci anche a te stesso, a quelle scuse che tenterai di metterti. Ok? Atteggiamento è tutto lì. Poi è chiaro che nel tempo impari competenze nuove. Un'altra cosa figa, per sapere che stai a fare, e spesso non lo sappiamo, perché pensiamo che la stop chat è all'ata, chat e vinci, vado al bagno e guadagno, va bene, tutto figo, ma stai a fare network marketing. Network marketing. Oh, qual è una cosa fighissima per gli strumenti che devi vedere e magari anche utilizzare a chi ti chiede che cazzo è questo network marketing? La parola. Parabola dell'acquedotto, no? È tanto figo. Sei d'accordo come è figa? Chi non l'ha vista, guardatela, YouTube, la parabola dell'acquedotto, dura 11 minuti e 2 secondi, è un cartone animato, è una figata, è una figata. E tu sei pagata per condividere la tua storia, e se la storia non ce l'hai e non la sai raccontare, che cazzo condividi? Tutto lì. Non tocca vendere, non tocca rompere palle alla gente. Non è questo. Vivi l'esperienza, impara a raccontarla. Ma perché ci credi? E quando parli con la gente, sia per quanto riguarda il programma o il business, tu devi veramente credere che stai a fare un favore. Se tu pensi questo, invece pensi, ah, se questa compra faccio il DS, oppure, ah, se questa entra faccio i soldi. No, già arrivi! Non è così, non ci stai a credere, non ci credi. Tu invece stai a fare un favore a queste persone. Non puoi non dirglielo. E non puoi pensare di rompergli i cuori se glielo dici. Oh, ci siamo, io non so, sto spaziando un po'. Però è tutto qui il giochino, ragazzi. Poi il come ci sta, la strategia, cazzarola, e sì, le tappe, il script, babà. Va bene, è figo, ma sei tu che fai la differenza. I tuoi pensieri, è tutto qui. E se non cambi i pensieri, non sono pensieri fighi, giusti, allineati, funziona cazzo. Se no, non spieghiamo perché Sara Settini in 7 mesi, 8 fa, fatto? In sette. E c'è gente che dopo un anno non fa quello di DS. Va bene, siamo tutti numeri unici. Se non molli, ci arrivi, questo è chiaro, ma l'importante è iniziare a dare la responsabilità a Facebook, a bla bla, a bla bla. L'importante è che sai che sei tu, ok? Secondo me è importante anche capire dove si è, perché tante persone che hanno appena iniziato magari non riescono a capire la grandezza di quello che abbiamo sotto, poi la vedono come una cosa così semplice e scontata, che non è né semplice né scontata. Comunque abbiamo un'azienda che esiste dal 69 e non è scontato, perché altri network magari nascono ieri e domani muoiono. Oh, quelli snap stanno attorno a tutti, avevo di questo. Esatto. Però a parte loro, ce ne sono parecchi in giro. Noi comunque abbiamo una solidità, quindi questa è una cosa importante. Ecco perché è importante venire agli eventi. Abbiamo una convention come Valencia, io spero che le ragazze ci sono stasera, verranno tante, adesso non lo so com'è, però insomma venite, perché gli eventi vi fanno capire
che cosa abbiamo in mano. Comunque un'azienda in forte espansione, adesso ci sono prodotti nuovi, tutti i paesi che stanno aprendo. È una cosa molto importante. Questo è il momento giusto, perché il 2017 segnerà l'inizio di tante cose che non abbiamo avuto a scuola. Quindi la crescita che abbiamo avuto da gennaio 2014 l'abbiamo avuta senza aver aperto nuovi paesi, senza aver avuto nuovi prodotti, no? Da 20 anni più o meno era. Penso che figata. Adesso nel 2017 ci sarà il boom, perché pensate tanto, i clienti che abbiamo, usciranno gli omega, chi è che non vuole provare gli omega? Cioè già con quello raddoppiamo... Io non li voglio. Io mangio il salmone. No, è importante, no? Capire come è importante anche capire l'importanza della strategia di Unstoppable Generation, che anche altre persone che lavorano con la Just Plus Company, no? Abbiamo noi, perché è importante sia l'azienda, il prodotto, ma è importante anche la strategia, e noi abbiamo tutto, aspettiamo. Vabbè, c'è anche chi dentro Just Plus ha rubato la strategia, ma non l'ha fatto, ma sega, torniamo sempre lì, sei tu. Poi noi abbiamo i gemelli, figo, però stando sei tu che fa la differenza, ok? Ora, detto questo, fai qualche domanda, cari signori e signorine. Atticcia il microfono. È dovuta uscire. Che cosa ne pensi di una persona che in un anno non ha ottenuto nessun risultato, ma ci crede tantissimo e si impegna? Poi basta, metto via e dielo. Ma bisogna pensare a Capozza, 8 anni di D. 8 anni di D. Vai a rompere le palle a Capozza adesso, 25.000 euro al mese. Che penso? Io penso molto bene. Tu che pensi? Tu che pensi di te? Che dopo un anno... E soprattutto tu lo sai perché? Perché? Chiediti perché. E tu lo sai perché. Però... Figo, io stimo molto le persone che dopo un anno però ci stanno. E tu lasci il codice aperto e te mangi i prodotti. Tu sai, esisti e ogni momento può arrivare la persona o le persone che ti fa la differenza. Quindi bravo, brava, meglio tu rispetto a chi magari fa DDS il primo mese, poi il secondo mese non riconferma e poi dire e smette. Ok? Se tu ci credi, mangi tutti i prodotti, tesoro mio, e vieni a tutti gli eventi, io ti metto per iscritto che tu andrai in pensione con questa azienda, ma no tu, fino alla quinta generazione, ma no il piano marketing, dell'albero genealogico tuo, i figli, ok? Quindi altro mi viene in mente, cioè, se io avessi mollato, e ti giuro, ce ne ho avuto tante occasioni per mollare. Io gennaio stavo mollare. Non c'avevo manco i soldi per comprare la pannolina a Martino. E porca puttana. Poi caga come un leone, quindi. Se avessi mollato, se avessi fatto tutto questo, è una prova da superare. Quindi, bravo, brava che insisti, ci sei, mangia prodotto, non mollare mai il prodotto. Perché l'unico modo per fallire è non mangiare il prodotto. Sparisci, non esisti più. Non c'è più. Poi, il labiale non è bisogno. Sono curioso di sapere poi come va a finire questa faccenda, questa persona. Non so se la conosco, se la conosciamo, non lo so. Però, ditti brava, ci sei, esisti, ogni momento è buono per avere successo. Però inizia a chiederti perché un anno faccio, sto poco presente, cazzo non c'è qualcuno che mi rompe i coglioni, non ci metto la faccia, non sono me stessa, bla 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 bla, chiediti perché. Sara, non so se ho risposto. Ok, tanto lo vedrà, vede la registrazione, ma ci teneva a chiederti questa cosa. Ah, giusto questa sera? No, è uscita adesso. Non ha potuto, stava ma non è potuta rimanere. E quindi mi ha scritto chiederti questa cosa. Poi c'è un'altra domanda, vorrei sapere di Dubai come sta andando l'approccio sul mercato. Quali altre te le fanno loro? Perché non so se hanno qualcosa. Dubai, l'approccio sul mercato. Allora, lì c'è solo le premium e il complete.
Non so quanto costa, onestamente. Abbiamo fatto qualche cliente lì in convention quando si è aperto il mercato, ma non ricordo. Lì c'hanno un tenore di vita molto alto, non c'hanno questa grande cultura sui social, ok? Diciamo c'è un approccio molto tradizionale anche da parte dell'azienda. Quando siamo stati alla convention, infatti, era tutto prodotto, i dottori, mi sembrava che sta 20 anni indietro. Ma sapere se fa un cliente di 8, perché sono 7 mogli, e è più veloce per quello. No? E 7 suocere, suocere andò a Cadario, spazio, è vero. E ti dico, le donne, a parte Dubai, che dice che sia una cazzata, le donne sono libere, non devono, però comunque gli Emirati in genere, la donna, lo sapete, giustamente, giustamente viene segregata in casa. E non... Quindi, che te devo dire? Non è un grande, secondo me non è un grande mercato, ma è una porta importante per la prossima apertura dei mercati asiatici. Sì o no? Il concetto di Dubai non è Dubai, ma è la porta per l'est, per l'oriente. Ok? È questo il concetto Dubai. Però, perché mi hai questa domanda? C'è l'Italia, c'è un mondo. Cioè, abbiamo un coefficiente penetrativo, come dice Rocco Siffredi, che esattamente quante persone conoscono il Giudas in Italia? È una su 100 neanche. Ragazzi, c'è l'Italia qui da fare. Perché pensiamo che l'estero cazzarola? Storia, posso raccontarvi una storia? Sara, storia, posso raccontare un'altra storia? Certo, io guardo i microfoni perché ogni tanto si apre, sento un rumore. Ma sapete quella del contadino del far west che un giorno lascia il suo ranch per andare in cerca di oro? La sapete? Va, racconto. Contadino, sta lì con sto ranch, piccolissimo, c'ha 4 cavalli, 4 mucche, 4 maiali, e sta lì, un giorno scoppia la febbre dell'oro, negli Stati Uniti, e questo dice, io mi sono rotto le balle, le sta qui a zappa la terra, chiudo, vendo il mio ranch e vado a cercare l'oro nei fiumi, come fanno tutti. Vende il ranch a 2 soldi, lo svende e parte in cerca d'oro. Passano anni, fiumi, laghi, setaccia, qualunque cosa, dopo 15 anni aveva raccolto un po' di polverina d'oro, ma niente. Un giorno ripassa davanti al suo vecchio ranch che aveva venduto. Era un ranch enorme, un ranch con più di 7.000 animali, infinito, ok? Quindi va dal proprietario, quello attuale, e dice, ma cazzarola, ma come hai fatto? Il ranch mio era proprio una caccola, adesso ho creato un impero. Ma come hai fatto? Ah, come ho fatto? Ma non sai che è successo? Un giorno, zappando le patate, ho trovato una pepita d'oro così grossa. E sono diventato ricco. Qual è la morale? Qual è la morale? Che l'oro... sta sotto i piedi. Sotto i piedi ce l'avremo l'oro. Non ci facciamo invogliare dall'estero, oddio, c'è una in Germania, c'ho... ma in Italia te combini. Ma se non combini un cazzo in Italia, perché devi credere che puoi farlo a Dubai, o in Germania, o in Francia, o in Inghilterra? Chiedo, magari mi sbagliassi, però domanda che mi viene lecita. Sara, ho risposto? Oh. Penso di sì. Vediamo. Allora, ce n'ho un'altra. Quando ci sono quei periodi di no, che ti sembra che sta crollando tutto, come riprendere la situazione in mano? Quale atteggiamento avere? Chi risponde? Tu, Claudia. Tu c'hai un colpo molto nostro. Ce lo diciamo noi, non vale. Ma io se sto ancora qui, io racconto la mia storia, se sto ancora qui, nonostante tutti i no che ho preso, i fallimenti, bla 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 bla, l'attività che andava a rotoli dopo 16 anni, ho preso un mutuo nella speranza che l'attività sbocciasse, invece poi ho finito i soldi del mutuo e manco riuscì a pagare la rata, e quindi che cosa mi ha tenuto dentro?
a questo gioco? Prima cosa, che quando io parlo di Giusplasso è come se parlassi di Martino. Giusplasso è figlio mio. Non mi toccare Giusplasso diventa una bestia. Io non so un fan, io so hooligan di Giusplasso. Se tu ne parli male, vengo là, torna la facciata. Quindi questa convinzione di dire, ma come fa sta roba a non essere apprezzata e condivisa e comprata in tutto il mondo? Quindi credo da hooligans nel programma. L'altra cosa che mi ha salvato è che io, una volta che ho conosciuto il network marketing, come posso pensare di tornare indietro e fare o un lavoro dipendente o aprirmi un'attività tradizionale? Cioè, io non ho mai pensato a un piano B, ecco, mi ha salvato il fatto che per me non c'erano alternative. O era Just Fast Company o era Just Fast Company, punto! Come direbbe Claudia che stava al corso, bruciamo ste navi. Se tu ti lasci la possibilità, ma se qui non ci riesco, sti cazzi, no? E dove hai? Non darti alternative. Quindi, se per te questa roba è veramente una roba che ti emoziona, se quando parli di Plus ti si alzano i peli, è roba allineata con te, con il tuo modo di pensare, se la mission di Plus Company, che è ispirare le persone a un migliore stile di vita, è anche la tua, e fa parte della tua pelle, del tuo sangue, allora è questione di tempo. Ma se tu lotti con tutto ciò che non ti appartiene, non stai in the flow, come dico io, non stai nel flusso, stai andando da conto corrente, per quanto potrai farcela, come molli un attimo, si riporta via. Quindi chiediti se la roba è allineata con chi sei, con ciò che pensi, ok? Se è roba tua. Se è roba tua, che atteggiamento averlo sai da solo o da sola? Non me lo devi chiedere. L'atteggiamento è quello di una vita da mediano. Mucci a tutti. È questo. L'atteggiamento è quello che quando i popcorn non saltano fuori, non dice ah che palle, basta, alza il fuoco. Alza il fuoco. E che non so altro che dirti, cioè, sono domande difficili da rispondere, perché cioè, sta roba sul libro non c'è scritta. Ma tu lo sai. Tu lo sai quello che devi fare, se ci chiedi veramente se sta roba ti fa saltare, insomma, ti emoziona. Ho risposto? Con questo cosa voglio dire? Non lo so. Racconti la tua storia. Quindi... questa è la mia storia, quindi io quando non ho mollato perché hooligan e non volevo darmi alternative, o era questo o era questo, punto. Punto. Ma io non stavo qui guadagnare 100 euro al mese o 1000 euro al mese. Cioè, sta roba è chiara. Prima cosa, non sentirti giudicato o giudicata se stai qui per 500 euro al mese. Sti cazzi, brava. C'è paghi la palla del mutuo. Porca paletta. Benissimo. Puoi guadagnare sta cifra, ma non ti serve sta pippa delle hangout e gli eventi. E bla bla. Non ti serve. Non ti serve. Se perde tempo, ok? Tu mi ammazzano una formica con un carro armato, non serve. Ma stai qui per l'intenzione diventare finalmente di nuovo come quando avevi 4 anni, libero, libera, padrone e padrone del tuo tempo, ok? Ti vale fare una cosa da fare. Qual è la vera libertà? Che cos'è la libertà? Chi è la libertà? Chi è la libertà per te? Come definisci libertà? Risponde nessuno qui. Cos'è per voi la libertà? Dai, rispondete, cazzarola, dai. Per me è la libertà di esprimermi. Questa è una bella domanda, ragazzi. Si vede la risposta di quanti. Vabbè, quella non esiste, lo sai. Principà. Hai detto ragazzi, te mettono un galera. Me l'aspettavo, no. Se parli di libertà arriva Sabrina. No. Ma pure l'arte, ragazzo. Libertà è fare quello che mi pare, quando mi pare. Voglio bene, sei Silvia. Sì, sono io.
Così è fare quello che vuoi quando ti pare. Ecco. Come se io 4 anni. Con chi voglio. Ma con te, ok. Ma io 4 anni? Quando, poi viene rapito la scuola, lo mettono a sedere, stai fermo, zitto, non sbagliare, vabbè, e una di no, e poi il mondo del lavoro, e quindi c'è il tempo per te stesso, libertà per 900, ok, ma tu quando eri bimba facevi quello che ti pare quando ti pare, è quella la libertà, e questo sistema lo puoi tornare lì da bimbo, fare quello che ti pare quando ti pare, perché il guadagno non dipenderà più dalla tua presenza. Questo è per quello qua. Bene, parabola dell'acquedotto. Brava Silvia. Grazie. Brava. Oggi stava sul registro, metti un più a Raffaella e un più a Silvia. E un meno a Sabrina. Un meno a Sabrina che tu esprimi. Libertà di spremersi. Libertà di ciappare. Libertà di andare. Dai, scherzo. Però è questa. La libertà è questo. Pensa un po' se potessi fare quello che... Domani parto un mese. Sti cazzi, che succede? Niente, l'attività va avanti con o senza di te, anzi, senza di me, va avanti molto meglio. Certo. Di questa cosa, di questo avviso. Stiamo avviso. Rispondete a sta domanda, ragazzi, perché sono sicura che una si accontenta, no? Che cos'è? Ma avere 100 euro in più al mese, ma poter fare... va bene, sappiate che le persone iniziano un'attività di network marketing per $600 al mese, quindi al mese. Oh ragazzi, ma 500 euro al mese in un bilancio familiare, oggi come oggi, le cambiano la vita sì o no? Sì, sì. E pari da lì non ti serve un cazzo, chatti, fai un po' di idea, ok. Ma quando arrivi a 500, che ti salta il termostato, dici cazzo, però anche 1000, bam. Cazzo, però anche 2000, bam. Cazzo, però 30.000, bam. Cazzo, però 50.000, bam. È graduale. Ma questi guadagni sono una conseguenza della tua apertura al cambiamento, la tua apertura alla crescita, ai tuoi pensieri diversi, al tuo atteggiamento da, insomma, no, da rinoceronte. Da rana sonda, da zappatore d'orto che trova la repida là sotto. È tutto qui. Tanta roba. Sì, ok. Avete qualche domanda, ragazze? Io. Vai, Benedetto. Oh, dopo va a cena, eh? Devo andare a cena un po'? Bene. Io ho già mangiato. Brava. Allora, volevo fare questa domanda. Io sto in attività da un po' e mi è rimasto impresso uno Zoom che avevamo fatto con Claudia, dove aveva detto di amare i no e di prenderli come un non adesso. E poi c'era proprio uno Zoom di proprio che era stata da Eric Worre, in cui diceva che sì, un collezionista di no. E io questa cosa l'ho imparata e amo i no e mi aspetto i no dalle chat. La domanda è: come posso far amare i no, soprattutto alle nuove entrate? Perché io non mi ricordo quando sono entrata io se mi scoraggiavo di fronte ai no, perché cioè, andavo sempre avanti e cercavo sempre altre persone, mille no, un sì, cercavo sempre altro. Però noto che le nuove entrate fanno 10 chat di numero e 9 no e un ci penso e si scoraggiano. E ho detto tante volte che comunque è la legge dei numeri, perché su 10 chat 9 no e un ci penso, su 100 saranno 90 no e un sì e gli altri ci penso. Però, ecco, come far amare i no alle nuove entrate, soprattutto? No! Un attimo, volo. Allora, se fai 10 chat, 100 chat e non chiudi una sega, stai a sbagliare come chat. Detto questo, i no esistono e sono molti più dei sì. Quando cominci, ma anche quando sarai più esperta, i no sono più dei sì. C'è uno studio che dice che dopo...
circa 1000 no, 6 CNM. Ok? Yes. Detto questo, ragazzi, il no è una sega, perché il no fa parte del un terrore del retaggio in cui siamo cresciuti, no? Non fare questo, non fare quello, no, no! Com'è? Sbagliando si impara, ragazzo. Invece quando sbagliavi a scuola ti mettevano 4, andavi a casa e ti avevo un ceffone. Cioè il no è un argomento molto delicato. Sicuramente tu, Benedetta, sei nata... Benedetta? Sì. Sì. Sei cresciuta in un ambiente dove il no non ti ha mai spaventato, non ti è mai stato, no, messo come un terrore, no? Adesso ipotizzo, eh? E dimmi di sì, cazzo, come fa bella figura? No, non lo so, è perché io, cioè, disobbedisco pure, no? E anche per questa attività ho disobbedito. E io c'avevo tutti contro a casa e stando all'università, cioè, io mi sono fatta prestare i soldi per entrare in attività, perché io ho fatto programma e attività insieme. E ho disobbedito perché, cioè, tutti erano contro, no? Ti bocciano all'università, no? E non concludi niente perché ti distrae, eccetera, eccetera. Io a gennaio mi sono laureata in tempo e quindi ho dimostrato che comunque era come dicevo io. Però ecco, è perché io disobbedisco in questo senso, quindi non mi spaventano per questo. Però ce l'ho, no? Ce n'ho tanti e pure nella vita ce l'ho avuto, insomma. Io credo, cioè, in un'attività come la nostra sia quasi impossibile avere un sì a prima botta, no? Cioè, comunque la persona che non ci conosce ci vede per la prima volta online, ma come pretendi che compra da te, che deve dare una carta di credito, si deve fidare? Allora, il primo approccio secondo me serve per creare contatto, e il contatto deve andare avanti, deve essere duraturo. Come si fa a instaurare questo contatto? Stando sempre lì, essendo sempre presente nel nostro profilo, loro continuano a seguirci, ci vedono tutti i giorni, noi dobbiamo entrare nel loro home sempre. Aprono Facebook, vedono noi, vedono quello che stiamo facendo, una persona è coerente con quello che andiamo a proporre. Quando diciamo che le persone acquistano noi in un programma, è proprio questo. Facciamoci conoscere, poi non è che... se continuano a vederci, piano piano si chiuderanno e arriverà questo benedetto sì. Quindi i no si trasformeranno. Ecco perché i no sono non adesso, no? Ma quante persone, anche pochi giorni fa, mi ha contattato due anni fa la prima chat. Ma ricontattato dopo due anni, dico, ah, finalmente, eh? Che ti ha detto no! No, ho detto sì, grazie. Quando ti ricontattavo dopo due anni, è sì, sicuro, ci sono chiamato. Ma tanto male, oh, due anni, quando sei andata sola dopo due anni? Ciccione! Presentiamoci tra altri due, allora. Però è questo, anche in tutto, no? Sempre per citare sempre Harry Curry, no? Che dice lui, quando il contatto in chat è come il corteggiamento, l'ho detto anche qualche zoom fa, perché sul corteggiamento un ragazzo ci vuole con una ragazza, tu non fa però almeno ci vogliono 4 volte per cioè, quattro già faccio a Fabio, ragazzi, ne faccio 2 massimo, dai, se può. Dai, però è così, cioè, è la vita proprio, no? Non puoi pretendere che uno ti dice di sì subito. No? Sì, certo, io poi i preliminari li faccio dopo, quindi è chiaro. Vabbè, parte 2 alloni qua. Però le risposte stanno lì su cui abbiamo detto, se ci credi, se tu racconti, parli col tuo pubblico. Cazzo, i sì aumentano. Se parli, se tu sei un'aquila, parli con una gallina, non te capisco, cioè due specie diverse, non comunicano. Il lavoro da fare è, una volta che c'hai il credo, la storia, rivolgiti al tuo pubblico. Trova il tuo pubblico, pensando di parlare a te stessa. Ok? Vedete come i no diminuiscono e le chiusure sono più facili. Il brand... insisti, dice Claudia, su chi sei ogni giorno, la goccia cinese, ragazzi. Poi, è vero, è come la risacca del mare. L'onda non lascia niente, torna indietro l'onda e c'è un sacco di conflitti. È così sto business. Però è chiaro che devi la chat, bla bla bla, se sei un no, c'ha un nome, oppure le domande le fanno loro, non le fai tu, e se vuoi andare in giù subito, e devi fare la qualifica, l'abbiamo già detto. Ok? Quindi, resistiamo e no, non puoi resistere per sempre, solo mio. A un certo punto rompi anche i coglioni. Cioè, se non vedi cazzarola il cambiamento,
Trompi coglioni, è normale. Quindi più che sui risultati, chiediamo se le chat stanno a cambiare, se le persone cominciano a fidarsi più di te. Cioè, non parliamo solo di quante ne chiuse, no. Vediamo se cambiano le chat, l'empatia, la comunicazione con le persone. Poi i risultati sono conseguenze. Tutto lì. Quindi... No! Quindi che te devo dire? Non lo so. Io ti abbiamo risposto? Non lo so. Non lo so. Però... Vedete, sì, abbiamo risposto? Sì, sì. No? No. E no, se tu lo giri, diventa on. Con genio. Va bene. Va bene. Qualcun altro? Finita la Cina, alla fine, dopo la laurea, o si deve ancora andare? In Cina? Parto l'8 aprile e torno il 7 giugno. Non viene la convention? Proprio quando io parto, convention. Sto sull'aereo per Pechino, poi... Cazzo, andai a Prato, andai a Prato, è uguale, andai a Prato. Cazzo. Va bene. Vedini, vedini. Ma ragazzi, altre cose, non so se siamo stati esauriti. Però confrontiamoci, un altro giochino. Sara, l'altro gioco figo è quello del come peggiorare, non so se lo conoscete. L'avevamo fatto uno zoom con te, no? Però molti non c'erano, ovviamente. Cioè, oltre alle storie, la rana, al coso di l'acquedotto, gli strumenti, il come peggiorare è un bel esercizio da fare, soprattutto con chi ha appena iniziato. Ragazze, però non stiamo qui per imparare e basta, eh? Cioè, tu che hai appena iniziato, non stai qui per imparare, stai qui per imparare e insegnare. Qual è questa cosa? Stai per imparare e insegnare. No, non c'è niente più, eh? Se lo teniamo per noi, ciao. Come peggiorare? Su un foglio scrivetevi e fate scrivere alle vostre ragazze. Come peggiorare? E sottoscrivete. Scrivete tutte le azioni che potete fare per mandare a puttane questo sistema. Faccio un esempio. Ingrassare 20 kg è un come peggiorare? Penso sì. Non fare post è un come peggiorare? Non mangiare il prodotto è un come peggiorare? Scrivete tutti un come peggiorare? Tutti. Almeno 20, se no non lo siete impegnati. E scoprirete la fine dell'esercizio una triste verità. Che non vi dico. La scoprirete da sole. Lo fate? Come peggiorare? E scrivete tutte le cose da fare per mandare tutto a puttane, per non riuscire in questo sistema. Lo fate? Sì? Sta rompendo le palle, eh? Un pochetto sì. Martino, ecco, Martino. Sì, diciamo ciao, ecco Batman. Sì, ciao a Stoppable. Ciao Martino. Non è Martino, è Batman. Sbagliamo, eh? Scusa, non l'ho riconosciuto. C'è una signorina Carola che vuole fare una domanda. Il microfono, eccola qua. Prego. Ciao Carola. Prego. Ciao. Io rispondo a questa e poi la mangiamo. Sì. Dai. Allora, per una che sta in attività da 10 mesi, e che non è riuscita a fare un cliente serio. Chi è questa matta? Eh? E chi è sta matta? Io sono sta matta. Dimmi perché. Perché? Non lo so. Dai, lo sai, Carola, su. No, voglio sapere da voi. Ditemi qualcosa. Io non lo so. Dove... Sai che non fai delle cose che dicevamo prima? Beh, io ho fatto tanti cambiamenti. Tanti. La mia app ve lo vuol dire. Sono in continua evoluzione. Oh, aspetta, ti faccio una domanda e me li rispondi però a degetto, eh? Sei pronta? Sì. Sei pronta? Sì. Mi racconti tutti i benefici di... L'ho sentito. Ah, furba sei. No, mi racconti tutti i benefici che ha avuto questo programma.
Allora, benefici fisici. Con programma. Programma, benefici fisici, ho fatto anche un video, e dell'attività o... Racconta dei benefici fisici. Dai, spara. Non c'ho Facebook, il video non l'ho visto, ma racconti i tuoi benefici fisici, vai. Devo dire? Sì. Sì, allora, niente. Ma come fai a fare clienti? Niente? No, sta iniziando. Inizio con niente? Ma no, devi inizio all'aria. Vai. Ciclo mestruale puntuale, mai avuto in 40 anni. Poi dell'endometrio, operata per 4 volte, da un anno che non mi opero. Bene. Io non lo sapevo. Sì. Attiva, non mi gira più la testa dalla mattina alla sera, che non sapevo come riuscivo ad andare avanti, a stare in piedi. Mi sveglio la mattina e non mi sento stanca. Cosa che succedeva prima, invece mi svegliavo ancora più stanca. Ok, superato, bene. Superato? Sì, sì, una cosa, cara, non metto il accento sul fatto che hai avuto una patologia, perché non è duplicabile, metti accento su quegli benefici che chiunque potrebbe avere, e non solo chi ha l'endometriosi. Io lo so che fa più spazio per l'endometriosi. Quindi, parla, metti accento sull'energia, la pelle, capelli, unghie, intestino, quella roba lì. Poi di pure, sai, c'è anche l'endometriosi, sti cazzi. Ma l'accento sulle cose che le persone vogliono. Là fuori la gente non vuole avere l'endometriosi. Vuole avere più energia, più belle, più magre, più sexy. Okay? Quindi parla di questa roba. Quindi la storia ce l'hai figa. Poi, profilo figo? Non lo so, io queste cose lo dovrebbe sapere, insomma, chi ti segue. Poi se non chiudi è o un credi nel programma, o c'è un profilo di merda, o non c'hai, o non ci stai presente. Se no chiudi, cazzo. Allora. Sì. Sono presente da 10 mesi tutti i giorni. Sicuramente in maniera diversa. All'inizio ci ho lavorato molto su di me, tantissimo. Però sono stata presente tutti i giorni, anche quando volevo rinunciare. Ok, lo so. Sta cosa purtroppo passa. Comunque, quando hai conosciuto il programma, tu l'hai fatto l'obiezione, è caro? Caro no, ci devo pensare. No, tu? Per me no, io ne ho spesi così tanti soldi che non era caro per me. Avevo problemi, sì, sicuramente ad iniziare economici, sì. Mi sono fatto il salvadanaio. Bene. E quando parli del programma che vai in chiusura, ti scoccia chiedere la carta di credito, no? No, no, no. Quando arrivo fino alla fine. Sì, ma ci arrivi insomma a tuo agio, non c'è problema a chiedere soldi. No, no. Dico, oddio, questa, perché tu hai fatto il salvadanaio, allora anche questa pazza, oddio, come farà la poverina? Cioè, no, no, però è una cosa che uso quando mi fanno l'obiezione del caro, cioè dicono che è caro. Perché dico, quando uno vuole qualcosa, lo tiene a tutti i costi. Una delle tante cose che dico, ovviamente. Poi lo sai, quando dicono è caro, non è caro, dicono no, o a loro stessi non sono capace di farlo, o a te non si fidano, non esiste l'obiezione prezzo, questo abbiamo detto un sacco delle volte. Ora, non lo so, che dite? Dimmi qualcosa. No. Pure vai avanti così. No, adesso sto ipotizzando, quindi cioè, toccherebbe vedere chat, il profilo, le cose, dovrebbe vedere un po' le cosine. Cioè, ci credi? Cioè, chi è che si impegna a... Non so, chi ti segue? Sara, chi ti segue? Sì, puoi scrivere. Sì, comunque. Ecco, cioè, guardare, cioè, chiaro, la legge avete fatto, però io non, a sto punto mi viene in mente perché non chiudi. Se ci stai, se ci credi, se chatti e se non c'è ancora a chiedere soldi, bla bla bla, non capisco l'inghippo, non lo so onestamente, sarebbe... Non lo so. Ha iniziato tardi a collezionare i no, lei. Ah, questo sì. E allora e devi dare il tempo di collezionare prima no e poi ti arriveranno sì, amore mio. Va bene. Quindi, non lo so, ma riaggiorniamoci, però in 10 mesi quanti clienti hai fatto?
10 mesi ho fatto 3 clienti caldi all'inizio e poi tabula rasa. Sei sbagliata a fare quando hai fatto 3 clienti? E erano parenti e hanno mollato i parenti. Ma i serpenti non mangiano la frutta e la verdura, lo sai? I serpenti non la mangiano la frutta e la verdura. Infatti, sono spariti tutti i parenti da quando è iniziato. Specialmente da quando sono più convinta. Buon segno. Chiaro, non lo so, veramente, nello specifico dovremmo analizzare la situazione, però se l'atteggiamento ce l'hai, se c'hai, ci credi, è questione di tempo a questo punto. Cioè, la farò. Non ce l'ho, dai. Ce la faccio, la farò. Meglio Valencia? No, Valencia.